Raga, ho scoperto diverse cose in realtà. Eccoci. Praticamente cioè, ho potuto scaricare nuovi oggetti foto. Ok, questa roba non so cos'è. Ho scaricato dei robi gratis che praticamente erano dei costumi. In realtà erano anche altre robe. Cioè, tipo il costume di 2B. Di Nier. Cioè, così a caso. Cioè, dove erano queste robe qua? No, più che altro stavo anche guardando che praticamente c'è un DLC con Raven, la scelta di Raven. E ok, ci penseremo. Questo è un costume di Phantasy Star Online. Costume d'angelo scuro. Oggetti foto rappi di Phantasy Star Online. Ah, ok, è un oggetto per le foto, cioè quando metti le foto metti gli oggetti. Tempesta gravitazionale in corso, strani eventi. Queste robe credo siano invece mie. Credo sia tutto regolare. Niente. Sì, sono queste. Mi sa che comunque adesso ci vado perché tocca farle. E niente, abbiamo dei costumi. E in realtà voglio vedere se sono quelli che mi mancavano effettivamente. Sono quelli che mi mancavano. Non è vero, ce ne sono altri. È pieno lì di costumi. Boh, vabbè. Belli comunque, ci sta quello di Nero Automata. Fossa minerale del Delvo livello 1. Che roba è? Morendo la foto per dare metà delle pietre talismano. Ok. Non so che roba è, raga. Fossa minerale livello 1. Ok. Ma cosa ci faccio qua? Cioè, cosa sto facendo qua? Non so che. Non, cioè, pensavo che ci fosse il bossettino solito. E invece sono finito da un'altra parte. Ma, cioè, quel portale lì io non l'ho mai visto. Era tipo una roba gravitazionale, praticamente. Aspetta. Permesso. Ma ci sono un botto di minerali. Che vedo. Ma non sono qua a raccoglierli, in realtà. Cioè, non so neanche perché sono qua. Più che altro. Venite qua. Permesso. Fossa minerale di Delvo livello 1. Ma questo non l'abbiamo già visto poi noi? Non l'abbiamo già esplorato? È un altro? Io non me lo ricordo. Cioè, non mi ricordo nulla del genere. Chi è che rompe qua? Fuck. Aspetta. Cioè, non so se devo ammazzare i nemici. Io ammazzo per ora. Posso? Devo andare da qualche parte? Ho raccolto. Oh, sì, raccogli le pietre. Perché là appunto mi indicava. Mi indicava il posto. Cioè quella roba gravitazionale me l'aveva indicata nella mappa. Ok, forse è qua? Non capisco, non so cosa devo fare. Devo sconfiggere i nemici, boh. Aspetta. Ok. Queste sono le stele per parlare. Quelle delle mani. Sconfiggi tutti i nemici. Sì, no, la domanda è dove sono? Cioè, sono quelle sfide che abbiamo già fatto. Però era da un'altra parte. Ma forse non dovrei essere qua? E mi fa strano più che altro. Aspetta. Mi fa strano perché è livello 1 e quello è il problema.
Aspetta, eh. Vabbè, questo mi rompo le palle. Non riesco neanche a colpirli. Perché devo morirli così. Toh. Cacchio, c'ho poca vita. Voglio. Calmi. Oh, c'è roba per tornasoli. Ah, era di fianco. Vabbè. Figuriamoci. Aspetta. Sì, ma è un problema la vita, oh. Sono morto. Però c'era scritto solo. Cos'è che era? Di mezzi le pietre? Sono uscito. Non ho capito, raga. Non era quello che pensavo. Ok, e non c'è più. Ah, ma sono diversi, tra l'altro. Uno ha strani fenomeni gravitazionali, uno ha tempesta gravitazionale in corso. Ok, allora questo è quello col mostro. Questo c'ha il neve gigante e quell'altro c'ha un'altra roba. Ok, più o meno ho capito. Allora, questa qua ce l'avevamo già. Però praticamente quando appare tempesta gravitazionale in corso c'è quell'altro invece, concentrazione di gravità. Allora, se va su altro è quello che ho fatto prima. Se va invece a concentrazione di gravità è il bossettone, è il nevigrosso. Fammi vedere. Perché adesso che ci penso io, li ho sempre fatti con quello. Dei bossettoni. Cioè li ho sempre trovati con quel metodo lì. Invece che concentrazione tempesta cosa. Ok, adesso te me la stai indicando. Oh, qua c'è un bossettone. Questo rumore. Ah, beh. Vediamo. Quindi queste cose qua sempre fa seminare di Delvol. Livello è fisso, perdi la metà delle pietre. Livello 1 è uguale a quello di prima? La stessa cosa? Sì. Identico. Ok, cosa devo fare quindi? Devo trovare quella pietra? Aspetta un po'. Ma quello sono io. Perché c'è il mio omino? Perché c'è il mio omino? Oddio. Era il mio omino morto. Era il mio fantasma. E dove sono morto prima? Qua c'è il tesserone. E dove sono morto prima? Sconfiggi tutti i nemici, sempre quello. Ok. Ah, non ho capito benissimo. Non volevo fare questo, volevo fare forse la tempesta, era meglio. Non ho capito cosa è successo. Cioè, più che altro non ho capito neanche il mio fantasma cosa ha fatto. Cioè, pensavo potesse essere tipo una roba alla Dark Soul, no? Che dici, recuperi qualcosa, boh. No, non c'entra un cacchio. Sto morendo comunque, di nuovo. Voglio, ci sono 32 nemici. Quell'altro spara a palla. Se mi volete dare un po' di vita, io l'accetto, eh. Ma un frammentino anche. Ma come spara quello? Cacchia.
Levati dalle palle. Ne mancano tre. Sono comunque troppi per la poca vita che ho. Ok. Manca lui. Please. Non uccidermi. Permesso. Boom. È ancora vivo, eh? Piano. Non so dove va. Immaginavo. L'ho ammazzato lo stesso. Non ho capito. Voglio capire un attimo come funziona sta roba, perché non comprendo. Sfida 1 completata. Ok. E? Allora, c'ho il robo. Quello è per tornare su. Livello 2. Ah, ok, sono delle sfide da fare per andare avanti nei livelli. Ho capito. Cioè, passi il livello 1, puoi tornare su, oppure vai al livello 2. Sono al livello 2. Salve. Ditemi tutto. Devo trovare tipo un altro di quei robi delle sfide? Suppongo di sì. Porco cane. Sì, ma raga, io non ho vita. Ho 0-0. Se mi volete dare... La mappa è diversa, eh. Oh, lì c'è la tessera. Se per favore mi date un pelino di vita... io muoio. Muoio, muoio qua. Scatto una foto a 5 scarabei diversi. Le sfide sono diverse. Aspetta, mi sta sparando. L'ho ammazzato. Porca di quella vacca. Aspetta un attimo. E la vita, raga, mi serve vita. Io vi capisco, per carità, vi voglio bene anch'io. Dico gli scarabei. Però mi serve un attimino di vita. Piano. Cioè, più che altro perché io sono morto e mi ha sparato fuori. Cioè, non ho... Forse non ho letto bene la roba lì del... Ho capito che ti dimezzava i pezzi. Ah no, forse fa entrambi. Effettivamente ha senso. Aspetta che ho visto un'ombra. Mi stai seguendo? Ho capito, voglio, non c'ho vita. Questi non mi danno vita? 10.000, oh! Bella. Mi serve tipo 11.000 per quell'altro. Vabbè, fa lo stesso. Nessuno che mi dà vita? Cioè, devo fare queste cose una dietro l'altra? Sembra difficile, eh? Foto? Hai perso metà delle tue pietre talismano, c'era scritto comunque. E mi butta fuori. Understandable. Potenza del caccia che ti serve quando la salute è quasi a zero. Sì. Amore, lo stesso. Però cosa succede? Che non funziona più. Quindi una volta lo fai. Lo fai una volta e poi basta. Ok.
Ma il fatto è che mi serve qualcosa. Quanti livelli ci sono? Mannaggia, un'altra roba. Io devo farle queste. Guarda, ho preso un paio di cristalli in giro. Andiamo a fare sta quest qua. Che non è una quest, è una sfida. E infatti voglio vedere come va a finire, perché è Corsa Lunare 2. Eh già. 1 minuto per 800. Usa come si risalta a molle a razzo. Non c'ho la gravità, vero? Ho visto che scivolava, però. Ho visto che scivolava sul pavimento. Ok, quindi c'è. Piano, 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 piano. Dove sono? Vabbè, con calma, eh. No, posso usare anche la gravità comunque. Non che abbia molto senso sta roba, però va bene. Vai. 1 minuto, per 11 punti. Aspetta, il fatto che posso usare la gravità. Oddio. Forse in alcuni casi mi serve meglio usare il salto razzo. Può essere. 7. Cioè tipo per sti rettilini qua, vedi, salto a razzo, boom. O questo magari. Aspetta. Ok, 1 minuto è già andato. Quindi devi arrivare in cima semplicemente. Molto in cima. Al campanile. 15 secondi e ne ho persi. Allora, il problema è che se hai gravità lunare, quindi ogni salto che fai è molto più. È molto più. Però non è infattibile per me. Ehi là! Sì, cioè praticamente è tutto salti a molla. Tutto salti a molla e razzo. Cioè quando scali la paretona è tutti salti a molla. Quando sei per strada è salti a razzo. Il fatto è che io non avevo mica capito che potevi non toccare il pavimento. Cioè li puoi passare sopra al robo, al checkpoint. Non avevo capito che. Cioè, oddio, sopra, ovviamente se il checkpoint è qua non è che puoi andare qua. Però anche se li tocchi un attimino la barra sopra, non succede niente. Cioè, per carità, mica. Però tocca che lo spieghi. Vabbè. Ascolta, le sfide le abbiamo finite? Era solo una. Ok, mancano le missioni secondarie. Che sono un po'. Guarda, togliamoci giusto Industria. Anche perché questa qua è nata nella Leggenda 2. L'infermiera guerriera. Gattina, quanto tempo? Baci, 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 eccetera. Ah Sì. sì, baci, 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 eccetera. Di un po', perché mi hai tenuto nascosto il fatto che sia una shifter? Ah sì, è vero. Ho proprio la parte giusta per una con il tuo talento. Davvero? Non sarà un'altra fregatura? Ti ricordi l'infermiera guerriera? Purtroppo sì. Vogliono che nel sequel ci sia anche tu. Cioè, avete fatto le registrazioni neanche qualche settimana fa, forse settimana passata. Avete già montato il video, il film, e l'avete pubblicato e volete già fare un secondo. Ok, va bene, no, ci sta. Un altro lavoro da controfigura? No, grazie. Controfigura, che sciocchezza. Stavolta sarai tu la star, immagino. Davvero? Davvero, davvero, ti ho mai mentito? Sì. Però mi devi. No, in realtà no, ha omesso. Però mi devi dare subito una risposta, il tempo stringe. Ok, ci sto, ma solo se sono veramente la star. Certo, ora andiamo sul set. Sì, ma in realtà la star intende. Ti spariamo nello spazio e dopo un tot di anni detoni. Mi serve solo un attimo per cambiarmi. Sempre da infermiera, sì? Vogliono farmi esplodere. È sempre lui. No, che cosa significa? Stanno già litigando, che succede? Oh, che sta succedendo? Abbiamo dato la parte a una shifter, ma il regista non vuole alterazioni di gravità. Ma allora prenditi Giovanni dall'altra parte, lì c'è il barbone che abita qua davanti. Scusa, prendi lui.
È uno spreco incredibile. A cosa ci serve se non possiamo sfruttare il suo potere? Che vuoi mettere senza CGI anche? Facciamo. Sbaglio, mi hai appena insultato. Mi brava soltanto a cadere. Un momento. Diamoci su una calmata. Trasformate quei bronci in sorrisi e mettete in azione le telecamere. Va bene, come dici tu. Si gira a tutti i vostri posti. Gattina, conto su di te, rendimi fiero. Sarà una lunga giornata di riprese. Io spero che non sia come quella dell'altra volta perché era veramente una situazione orribile. Nella prima scena, l'eroina schiva le esplosioni e si fa strada all'interno della base nemica. Evita di farti colpire e liberati dai nemici che ti ostacolano la strada, ok? Va bene. Certo che alterando la gravità questa scena sarebbe perfetta. La renderebbe 10 volte più emozionante, la gente impazzirebbe. Come vuole. Posso usare o no i miei poteri? Ha detto di no, concentrati. Vai, calma. Difficile concentrarsi con voi due che non fate altro che litigare. Va bene. Non posso usarli, suppongo che non me le diano nemmeno comunque da usare. Bella sta scena. E qualcuno che mi intralcia c'è o... Oh no! Ci sono dei nemici. Ma vai via. Devo potenziarmi, ho detto cacchio, lo faccio per... cioè, ho farmato materiali per potenziarmi. Vai, fuori. Dove vado? Ho farmato tutte le gemmine per potenziarmi, eccetera, e mi sono scordato. Anche perché sono tipo 12.000. Oh, l'ho preso in pieno. Oh, me l'avete tirato in testa. Scusa, eh. Dai. Tanti adesso? Termina con un combattimento epico. Mi fai usare la gravità, vado su Giove e te li stendo tutti con un colpo. Veramente faccio la star. Cacchio, li detono. Aia. E poi, cioè, alla fine del combattimento ce l'hai così. Cioè, tutta su. Forza. La scena è stata un po' moscia, ma il regista ha deciso che gli piaceva così. Ottimo. Che trucchetti stai a fare alterando la gravità? Posso volare, spostare oggetti come se non avessero peso? Tutto qua? Niente teletrasporto? Con la gravità il teletrasporto? Beh, sì, c'entra effettivamente. Non sai allungarti a piacimento, ma anche questo c'entra con la gravità. Non sono una maga. Peccato, prossima scena. Allungarmi a piacimento, cosa c'entra con la gravità? Non lo so. Vai tranquillo, Rufy. No, cioè, volevo dire. Cut. Cut. Mi sa che quello lì ha visto troppo One Piece. Nella prossima scena, l'eroina deve evitare il gas tossico spostandosi in giro per la città. Ci sarà gas tossico un po' ovunque, quindi sta attenta. È gas vero. Certo! Cioè, io non posso alterare la gravità, però il gas lo mettiamo per davvero. Va bene. Il regista vuole solo emozioni reali. Rilassati, non è letale. Ora puoi usare i suoi poteri gravitazionali? Va bene. Pronti a girare. Sono davvero duri con i loro attori. Dici? Ma io direi anche tipo illegale. Cioè, credo che ci siano delle cose da rispettare, no? Per almeno l'incolumità delle persone. Via. Quello sarebbe il gas. Con le bollicine lì in giro. Però la gente c'è per davvero, eh? Che stai facendo? Mi dispiace. Segui il copione che ti abbiamo spiegato. Ok, riproviamo. Oh, che palle. Atakema. Oh, mamma mia. Da dove mi stai facendo partire? Ascolta, io devo andare su di qua. Poche palle. Che cacchio. Sì, però non potete mettermi un hitbox così sottile, diciamo. Cioè che o scivoli o... O scivoli o comunque non riesci a starci sopra il tubo perché è troppo piccolo. Cioè dovete darmi un attimino il...
lo spazio, non posso usare i poteri. Se no, mettimi delle piattaforme più visibili. Questa era buona, anche se un po' noiosa, l'hai già detto. Tanto per la cronaca, stavolta sono io la strada del film, giusto? Perché il regista ha voluto proprio me? Ha detto che sa incassare bene, anche che vede del potenziale in te. Potenziale? Cosa? Oh, andiamo, lo sa che non posso dirglielo? Va bene, riprendiamo le riprese. Che ha detto? Così finiranno per diventare matta. Il film è stato cancellato. Però le riprese le facciamo lo stesso, così facciamo perdere un po' di tempo, tanto non ci pagano nemmeno. Nella prossima l'eroina deve saltare da una barca all'altra. Dopo aver usato le barche per arrivare alla torre, deve atterrare rotolando. Ok. Non vorresti usare i tuoi poteri di controllo della gravità? Sì. Renderebbe tutto più semplice, sarebbe perfetto per la scena. Dovresti dire al regista che è una buona idea. Io. Cioè, tu che ci lavori insieme, no. Se alterassi la gravità, l'ultimo salto non sarebbe molto emozionante. Il pubblico saprebbe già che sopravviverei comunque alla caduta. Cambia la trama? Scusa, eh? Vi siete alleati contro di me? Mi arrendo solo perché sono in minoranza. Passiamo alla prossima scena. Quindi il regista la pensava come me sulla faccenda? Cambia la trama! Prendi qualcun altro! Credo sia la prima volta che siamo d'accordo su qualcosa. Eh sì, mi serve una che controlla la gravità. Ah no, certo. Però gli facciamo cambiare la gravità? No. Perché? Perché non sarebbe emozionante. Allora, cioè, veramente, prendi Franklin. Ma io l'ho detto, cioè non puoi scivolare. Guarda bene le barche. Sì, guarda bene le barche. Voglio, vieni te qua sopra. Te lo faccio vedere io senza la gravità. Guarda bene le barche, come se non le vedessi. Un cieco, vai. Che episodio di merda. Non guarderò nemmeno sto film, ho già capito. A che serve? A che serve? La guerriera infermiera. Ah, cacchio, sai che c'è la protagonista che è una shifter e può cambiare la gravità a suo piacimento? Ah, sì? Sì, ma non la può cambiare nel film perché gli hanno detto di no. Utile. Ma dove arrivo lì? Pensavo che fosse quella sotto. Che aveva più senso al posto di mettermela a 30 metri più in là. Vai piano. Aspetto perché tanto l'unica cosa che posso fare. Cioè, quanto può essere difficile? Dov'è? Ah. Sono stronzi, eh? Cacchio, porca vacca, mettimele più lontano le barche. Cioè, che scena è questa? Io che aspetto sopra una barca. Eccola. Io lo sapevo che andava a finire così. Piano. Cosa? Ma cosa c'è che non andava bene adesso? Piano, 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 piano. Safe! Safe! Che palle, che schifo di film. 0% Rotten Tomato, eh. Ok, va bene, grazie. Né tu né il regista siete in grado di capire cosa significa fare intrattenimento. Al pubblico non interessano storie e motivazioni. Ciò che vogliono è azioni pure e tanta adrenalina. Ma dipende dal film, cioè, drammatico. L'aiuto del regista si sta davvero scatenando. Certo, come vuole lei. Prossima scena. Non è ancora finito! Ma perché non si licenzia questo più che altro? Aiuto il regista, certo. Fatti un film tuo? Andiamo avanti. Stiamo dentro una base nemica e la nostra eroina sta affrontando un esercito di cattivi. Cosa
una trama incredibile. Hai reclutato parecchi comparsi per farla fare dei cattivi, eh? Questa scena deve essere carica di azione, devi renderla elettrizzante. Sì, lo so, niente poteri. È un peccato, sarebbe stata una scena ancora più emozionante. Queste sì, effettivamente. Forse non è il caso di dire l'alta voce, ma c'è una strana puzza. Odore, quale odore? Le casse. Ah, a proposito del gas tossico, che doveva essere solamente del fumo innocuo, il fornitore ce l'ha portato. Che ce l'ha portato era un tipo un po' strano e sospetto. Cosa? Io, raga, non ho. Veramente. Dei Navy, mettetevi a riparo, ci penso io. Di che stai parlando? Questa è la nostra occasione perfetta. Continuate a girare. Ma è troppo pericoloso, la troupe deve mettersi in salvo. Andrà tutto bene, registreremo da una distanza di sicurezza. Che importa se la storia non ha senso? Non mi seccare, non possiamo perderci una scena simile. Forza, usi i tuoi poteri gravitazionali, creeremo una scena immortale. Va bene, promettimi che porterai tutto il sicuro, se le cose si fanno più pericolose. Allora, io, raga, non userò neanche i poteri. Così godo. Dovete venire licenziati. Veramente. Coccane, che slappa che mi ha tirato. Guarda, guarda che tega che tira. Oh. Porca vacca. Sono loro, eh. Devo potenziare il calcio, mi sa. Piano. Me ne frega. Guarda, ho rifatto talmente tante volte la scena di prima che questa qua me ne sbatto le palle se la devo rifare. Ma veramente la faccio senza? Non mi interessa niente. Faccio senza poteri. E non mi rompete veramente le palle. Aspetta. Non so quanti sono. Quanta drammaticità, questa scena è impareggiabile. Sì. Oh, della vita! Aspetta. Thank you. Almeno se ne sta zitto. Te cosa fai? Mi ripidi in armi? Almeno sta zitto quel robino là, il radarino. Spero di non doverlo usare i poteri, eh. Chi è che spara raggi dagli occhi? Ah no, ci sono quelli volanti. Se ci sono quelli volanti, mi sa che non posso non usare i poteri. O almeno devo almeno prendere quelli per la gravità degli oggetti. Ecco, la truppa è in pericolo. Stanno attaccando le barche. No, l'attrezzatura su quelle barche costa una fortuna. Se le succede qualcosa non potremo terminare il film. Va bene, faccio io qualcosa. Forse. Aspetta, ho sbagliato. Sì, no, ma tanto devo usarlo. Devo usarlo comunque per almeno ammazzare loro. Piano, oh. Dov'è? Dov'è il robo volante? C'era un robino volante. Ah, eccolo qua. Vieni qua, forza. E cos'è? Non lo so. Non so di cosa parli. Un altro. Aiuto. Lui, figurati, se parla. Non possiamo, dobbiamo scappare. Calmati. Più dimostri paura, più tirerai la loro attenzione. Regista? Sa parlare. Continuate a girare. Non possiamo usarle per il film, ma saranno delle riprese uniche. Contiamo su di te per fare un capolavoro, regina della gravità. Certo, lasciate fare a me. No, raga, aspetta un attimo. Il regista ha parlato. Il regista ha parlato, raga. Via. Tocca andare così. Cacchio, poi con la durata maggiore dell'artiglio. Godo. Devasted. Il regista ha fucking parlato. Dobbiamo onorare questo momento. Pensavo fossimo spacciati, e ce n'era ancora uno, eh. Il regista è tornato quello di prima. Oh?
Attrezzature distrutte, niente più film, ha detto. Non possiamo rinunciare. Ci inventeremo qualcosa in fase di montaggio. E alla fine penseremo a una storia plausibile. Vuole rinunciare a lasciare il resto delle riprese a mano mia? Nessun problema, ce la posso fare. Puoi andare, grazie per il tuo impegno. Ora che regista sono io, scritturerò una protagonista con un carisma maggiore. Come stanno andate le riprese oggi, gattina? Niente male. Il regista si è licenziato. Ma è pazzo! Sul serio? Ora che ne sarà del film? Ci penserò io, mi impegnerò affinché veda comunque la luce. Ben bene, direi che qualcuno sta per fare il suo debutto alla regia. Giusto, finalmente è giunto il mio momento. Cambiare regista a metà del film mi sembra una pessima idea. Mi servirà una star con una maggiore presa sul pubblico. Conosci qualcuno adatto alla parte? Certo, lascia farmi e ci penso io. Io vi lancio giù di sotto nel... Guarda, non so neanche dove è andata a finire. E quello è il problema. Però non mi interessa. Allora, fatemi chiudere giusto al noir qua. L'uomo che ha costruito queste macchine ed è diventato sindaco. So che ha fatto cose terribili ed è scappato. Dovremmo approfittarne e buttare via queste macchine una volta per sempre. Per tutte, si dice. Non puoi dare la colpa alla macchina se qualcuno le usa male. Ma poi stai parlando con una scatoletta di pomodori, cos'è? Fagioli, che roba. Vabbè. Oddio, non. Beh, sì, dipende dal tipo di macchina. Effettivamente, contando il nostro futuro con macchine che iniziano a pensare autonomamente. Non so lì poi, cioè la colpa sì è nostra perché le abbiamo fatte, però è un po' quella roba del non puoi fermare il progresso, no? Siamo tutti rovinati, purtroppo.